Salve amici, eccoci di nuovo assieme a fare un video sulla testata del 500-700 da corsa. E vi prometto che questo video farà un boom di visualizzazione. E intanto ci tengo a ringraziare qualcuno che mi ha confermato che il lavoro su 112 che stiamo portando avanti e mi ha dato conferma che i risultati che ho trovato io sono stati confermati, anche se ancora faremo delle ulteriori video di continuazione, perché dobbiamo fare sempre quel confronto con la testata e poi ho trovato un'altra testata fatta con modifica di un collettore che ho fatto io tanto tempo fa, quindi quella continueremo ancora a seguirla su ulteriori video. In questo video farò vedere il confronto di guadagno con altre testate, solo che non potrò descrivere nei minimi particolari sul guadagno che io solo so perché ho trovato. Non posso per il momento dire quali sono queste modifiche che si debbono fare, perché voglio fare ulteriori controlli, perché siccome il guadagno è un po', come si dire, c'è un po' di differenza, quindi voglio essere sicuro prima di confermare questo ritrovamento di riempimento del cilindro su questa testata e il perché è avvenuto. Poi ora andiamo a fissare la testata con il collettore, dopo toglieremo il collettore e facciamo la prova sulla testata da sola e andiamo a verificare le curve di prova della testata fissata e vi farò vedere i confronti con altre testate di altri che ci sono in commercio. Perciò andiamo a vedere la testata come si comporta. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Low
low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna. È rassomigliante ad altre testate del Settecento. La particolarità sta nella composizione interna della testata. Questa è una delle tre testate a confronto. Vedete che già si è abbassato. Vediamo di togliere quella con la testata saltante e lasciare quella col collettore. E allora, vedete qua la differenza tra l'apertura, quella che abbiamo fatto adesso, e una delle testate che vi parlavo. Qual è la differenza? Giustamente questa differenza sulla macchina si vede, ed è la differenza a volte tra chi arriva primo e chi arriva dietro. La differenza a parità di macchina si vede nella testata come lavora, anche se poi nelle differenze di elaborazione del motore non andiamo a valutare il lavoro come viene fatto. Qua stiamo parlando soltanto di testa. Ecco un'altra lettura a confronto. Sempre abbiamo un peggiore riempimento in alto e qualcosa di guadagno alle basse aperture. Questa è un'altra testata sempre a confronto con quella verde. Vedete che c'è sempre un peggioramento. E ulteriormente un'altra testata a confronto, vediamo di togliere qualcuna. Questa è l'ultima che vi faccio vedere. Come vedete, fino a 12 mm ancora tenta di andare su, però poi mi sono fermato in questa prova. Invece su questa che abbiamo fatto adesso, a 12 mm ho tirato ancora e c'è un leggero guadagno, e poi a 14 mm di alzata si stabilizza. Ma qua non ci arriveremo mai sul motore. Giustamente ho fatto una comparazione per vedere se il condotto continuava a tirare. Una volta che tira vuol dire che il guadagno che si viene a creare c'è, e non perde via via alzando la testata, quindi il guadagno è sempre. Giustamente uno valuta le differenze di testate, come ho detto. E allora, questa è la testata che vediamo, la camera di scoppio, quella a destra, che è buona. Ha una particolarità che le due valvole sono quasi che si toccano, però la valvola di aspirazione misura 37 mm, quindi ha una sezione di passaggio un po' più ristretta rispetto alla classica 39, ma ne ostruisce leggermente di meno l'entrata nella camera di scoppio. Poi anche in questa visuale vediamo che dietro attorno alla candela c'è una cameretta che si crea per aumentare l'uscita del flusso in camera.
In questa visuale si vede anche che la valvola di aspirazione è distaccata dalla parete della camera di scoppio, quindi abbiamo anche un'area di passaggio più ampia del flusso quando entra in camera di scoppio. E nella parte, diciamo, di sotto agevola anche l'uscita del flusso. Poi sulla parte superiore, qui andiamo a vedere, le sezioni di passaggio sono da 31 mm del condotto e non ci è creato un proprio venturi, quindi è la particolarità pure dell'inclinazione del condotto che arriva subito dietro alla valvola e in camera di scoppio si va a trovare nella posizione giusta di poter riempire meglio il cilindro. Quindi sulla, a breve, diciamo, ne faremo qualche altra prova su una testata minicar che ho avuto a disposizione da controllare. Quindi andiamo a avere dei confronti e poi ne faremo casomai altre testate del 700 proprio da corsa con diametro di valvole più grosse.